Buongiorno, siamo la classe prima B, corso sperimentale videogiochi, dell'Istituto Pacinotti Archimede di Roma. Questo è il nostro progetto per il concorso M9. Abbiamo studiato gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Europea 2030. Abbiamo scelto di progettare una Smart City per svariate ragioni, ma soprattutto perché contiene fonti di energia ecosostenibili. Ad esempio, edifici e strade sono dotati di pannelli fotovoltaici, alimentati ad energia solare. Quindi otteniamo energia e tuteliamo l'ambiente. In questa città la qualità della vita è elevata perché ci sono trasporti efficienti, Non dimenticatevi di spostarvi con la nuova metro Laguna Mestre. edifici scolastici all'avanguardia, Sembra un'utopia, ma sono tutti belli, luminosi ed efficienti. Tutto a portata di mano o di un clic. centri sportivi, Non vorrete perdervi l'inaugurazione del nuovo Mestre Stadium? centri di aggregazione sociale C'è un bellissimo cinema. e poli abitativi in co-housing. Paghiamo meno l'affitto e ci aiutiamo a vicenda. Uffici di aziende di Information and Communication Technology. La pianta della città è ottagonale e, come tutti i contenuti, è frutto di un grande lavoro e studio. Ad esempio, sapevate di aver bisogno di 900 centri abitativi? Non siamo riusciti a costruirli tutti, ma li abbiamo calcolati studiando il vostro andamento demografico. Avremo molte altre informazioni di cui rendervi partecipi, ma preferiamo lasciarvi alla visita virtuale della nostra città intelligente, che propone la riqualificazione urbana Pensata da noi millennials, e che mira a realizzare l'integrazione tra persone di ceti e culture diverse. perché secondo noi una città che unisce persone e culture diverse è una città ricca. Confidiamo nel fatto che il nostro progetto Frutto di un grande e appassionato lavoro, incontri i vostri gusti. vi ringraziamo inoltre per la possibilità che ci avete offerto di mettere alla prova la nostra creatività. Cordiali saluti dalla prima B informatica del Pacinotti Archimede di Roma.